Conosco molte persone di una certa età. Stando in un paese è piacevolmente inevitabile. Ed ho, durante il mio anno di servizio civile, conosciuto altre persone in casa di riposo, persone autosufficienti e non. Questo credo che mi permetta di avere una panoramica, non certo totale, ma neanche ristretta all'isola felice che vivo in casa. Già, ho la fortuna di avere due nonni in casa, 83 e 84 anni, ed una 100 metri più in là, 80 anni compiuti ora. Hanno tanti impegni, impegni da nonni si intende, ma ce l'hanno. Visite mediche, quante tu ne vuoi. Sono autonomi e non si lamentano, mi lamento io per loro. Ma vi sembra normale dover pagare 4 euro di biglietti dell'autobus per andare dal dottore in fondo al paese? Gli dico sempre. E loro puntuali rispondono. E che si deve fare? Dal dottore bisogna andarci, alla salita non ci si fa e all'ascesa ci doggano i ginocchi. Questo è solo un... piccolo esempio. Credo che chiunque, finché ci riesce, abbia il piacere di essere autonomo, ma quando non ci riesce più è doveroso chiedere aiuto e la comunità è, allo stesso tempo, in dovere di rispondere ai bisogni di tutti, soprattutto dei più deboli. E come si fa? Forse la risposta all'esempio sarebbe semplicemente quella di permettere agli ottantenni i mezzi pubblici gratuiti o con prezzi agevolati all'interno di una frazione. Ma più in generale si potrebbe aprire uno sportello per la comunità, dove un addetto possa essere di sostegno su come prendere appuntamenti per visite mediche, per dare istruzioni su come compilare dei moduli o per organizzare un sistema in cui delle persone offrono del loro tempo per accompagnare chi non ha la possibilità di muoversi in autonomia ad una visita medica o a fare la spesa. E certe cose non servono solo agli anziani. Ci sono tante piccole accortezze che penso possano migliorare la vita di una comunità e non sono necessariamente tutte cose dispendiose. Alle volte basta un po' di creatività e voglia di mettersi a disposizione per l'altro. Ecco perché io sto con Dusca. Sono molto legata al mio paese e gliene ho parlato più volte. Lei mi trasmette fiducia e forza di volontà, con quel sorriso sempre pronto a incoraggiarmi. Sarà per questo che la chiamo affettuosamente mamma Dusca. Lei mi ha sempre ascoltata con molta attenzione, ribattendo laddove non fosse stata d'accordo e cercando di correggere insieme proposte da rendere concrete e realizzabili. Certo che la sostengo. In bocca al lupo, mamma Dusca.